Nella giornata di ieri sono state segnalate al gruppo Chioggia Azzurra ben 4 biciclette, una abbandonata e 3 rubate. La prima segnalazione è stata pubblicata ieri alle 5 del mattino. Un ragazzo salito poi su un bus per Padova ha abbandonato a terra, slegata alla ex Siamici, una bici elettrica, probabilmente quindi non sua. In seguito sono arrivate le segnalazioni di un'altra bici a pedalata assistita, rubata il giorno di Ferragosto, seppur chiusa con lucchetto, furto che si è abbinato ad altri di altre bici elettriche e monopattini, tutti ritrovati dai legittimi proprietari. Tranne una per la quale è stata offerta una taglia per il ritrovamento di ben 200 euro. In questo caso le accuse si rivolgono ad alcuni ragazzi del Padovano. Un'altra bici è stata sottratta a un bambino, sempre il giorno di Ferragosto, mentre due biciclette sono state prelevate all'interno di un condominio. D'estate il furto delle biciclette è una piaga ingestibile, legate o slegate, poco importa. Il modo per sottrarle, chi vuole lo trova, l'unica è fare denuncia. A cosa serve? La domanda nasce spontanea, in quanto sembra che si possa ritrovare una bici rubata solo se chi la ruba la posteggia sul fondo dell'usenzo. Serve a fare statistica, dicono freddamente dove si denuncia il furto. Quello che non viene detto è che la statistica serve a monitorare la situazione del livello di delinquenza di un territorio e serve a far capire la reale necessità di controllo e la reale mancanza di personale per poterlo esercitare. Quindi, se subite un furto, armatevi di pazienza, andate in questura. La mezz'ora o l'ora che pensate di sprecare a fare denuncia forse servirà a far arrivare qualche agente in più a coprire il territorio per debellare il microcrimine che vi viene esercitato.